Siamo ancora con voi e siamo in studio e Telegranda vi sta parlando di malattie oncologiche. Abbiamo chiuso dicendo che insomma, in alcune zone del mondo le malattie oncologiche ci sono, magari non vengono diagnosticate perché in paesi in via di sviluppo la gente muore anche in età più giovane e quindi forse non è riuscita neppure a sviluppare la malattia, oppure ci sono condizioni ambientali che ovviamente favoriscono l'insorgenza della malattia. Ma dottoressa Garrone, mi rivolgo a lei perché è donna e quindi sicuramente anche lei va a fare la spesa. Ecco, dicevo, il carrello della spesa, quanto conta anche il carrello della spesa sulla qualità della nostra vita e sulla tutela della salute? Moltissimo, come ha già detto il dottor Merlano prima, è molto importante essere attenti a quello che si mangia, quindi non rinunciare mai alla frutta, alla verdura, a cibi sani e a chilometro zero, prediligere farine poco raffinate, quindi anche il pane o prepararselo, oppure prediligere un pane con una farina non molto raffinata, non la 00, non abusare, non eccedere con gli alcolici e con gli zuccheri, quindi la dieta mediterranea, come già anche ha detto Quindi tanta lei. frutta e tanta verdura sicuramente ci aiuta ad ammalarci un po' di meno. Ma noi adesso, visto che siamo in campo oncologico, io passerei a parlare di un altro tumore, un cancro che in effetti ha una grossa diffusione anche in Italia ed è un cancro che se diagnosticato in maniera precoce può dare anche la guarigione. Sto parlando del cancro del colon. Cancro del colon, dottor Manca, quali sono le incidenze attualmente? È considerato attualmente il terzo tumore per quanto riguarda i maschi, dopo il polmone e la prostata, e il secondo a livello femminile, dopo la Dopo il mammella, quindi seno. ha una grossa incidenza. Il problema del tumore del colon, dunque, tanto può essere, fortunatamente si guarisce anche quando diagnosticato come tale, grazie all'intervento chirurgico e le nuove terapie. Questo sapranno loro dirci chiaramente quello che si può fare, quindi il tumore del colon è uno di quelli più aggredibili. Però addirittura noi possiamo invece, quello che si parlava prima, prevenire il tumore trovando, cioè delle lesioni che sono lesioni precancerose, quelle che poi si trasformeranno in tumore. Ecco, quelle che vengono chiamate Sì, polipi. diciamo come diceva il dottor Merlano, il tumore ha un percorso lungo, quindi non è una via breve. E ad esempio qua vediamo la prima slide, diciamo qual è la via Vediamo. principale di formazione del tumore. Il tumore parte dall'alterazione, queste sono altre vie più rare ma sono meno frequenti. La via più classica e più frequente è quella in sostanza, quello in cui si forma un polipo, che è un'escrescenza, diciamo, della mucosa È intestinale, quell'alberello che quella specie di vediamo. alberello. Però di polipi nell'intestino ce ne sono di diversi tipi, alcuni, come ad esempio i polipi iperplastici, non degenerano mai, quelli che degenerano sono gli adenomi, quelli che derivano dalle ghiandole. Questa proliferazione è una produzione anomala di cellule. È un po' quello che diceva prima sempre il dottor Merlano, come si altera la regolazione della moltiplicazione cellulare, il polipo cresce e alla fine diventa tumore. Quindi questo percorso però va da un minimo di 7 anni fino ai 30 anni, la media è dei 15 in su, quindi è un percorso lento. Allora, se noi riusciamo a intercettare il polipo prima che sia diventato tumore, noi quindi evitiamo quindi l'insorgenza della malattia. E ovviamente poi c'è anche il discorso di eventualmente diagnosticare il tumore nelle fasi più precoce e non in quelle avanzate, anche perché un tumore, come quasi tutti, che non dà sintomi, dà sintomi solo quando siamo nelle fasi avanzate. E la prevenzione iniziale è quella che si parlava anche qua di screening, è quella della screening del cancro del colon, è proprio fatta attraverso l'endoscopia, perché noi abbiamo la possibilità di andare a vedere all'interno del colon e trovare queste lesioni. Noi sappiamo che ci sono, chiaramente anche questa è una malattia, ci sono tumori anche a 30-40 anni del colon purtroppo, ma chiaramente anche come questa un'età, è una malattia, un tumore dell'età avanzata, diciamo, degli ultra cinquantenni. Noi sappiamo però che sono delle fasce assolutamente a rischio, perché i parenti, se tu hai un parente di primo grado che ha avuto un tumore del colon o dei polipi, c'è una familiarità, quindi c'è un rischio maggiore, quindi sono pazienti che devono essere sorvegliati Ecco, prima. io la fermerei un attimo, vorrei sentire l'oncologo. La familiarità nelle malattie oncologiche conta? 20%.
10% dei casi, più o meno. Ecco, quindi insomma, la storia familiare un pochino ci dice sì. se siamo più a rischio o meno a rischio, quindi sì. tutti devono andare a controllare in linea diretta o parenti a caso, cioè se ci sono genitori, nonni. Non è che noi siamo diversi dai fagioli, eh? Nel senso che esiste una genetica che si trasmette. Linea diretta, quindi insomma se c'è questo campanello d'allarme ha maggior ragione. Poi per quanto riguarda il discorso del colon, certo, anche se ci sono molti pazienti che hanno tumore al colon senza avere parenti e viceversa, quindi non è una malattia direttamente ereditaria, però è un dato da tenere molto diciamo molto da presente, perché effettivamente il rischio maggiore è comunque anche di avere dei polipi, quelli intestinali, quindi non lo sappiamo, quindi si dovrebbe anticipare la sorveglianza rispetto a quelli che hanno. Quindi è un fattore di rischio, come vi hanno detto, come il fattore alimentare e tutto il resto. Polipo, bisogna fare una colonoscopia. L'endoscopia ha fatto dei passi da gigante in questi ultimi anni, perché inizialmente effettivamente noi gli strumenti prima erano più rigidi, più dolorosi, l'esame era più indaginoso. Attualmente invece abbiamo degli strumenti molto più flessibili, abbiamo possibilità di vedere con strumenti elettronici sul video, quindi l'operatore è coadiuvato dagli infermieri, quindi si fanno manovre operative, per cui noi riusciamo anche a togliere i polipi che una volta andavano dal chirurgo, noi riusciamo a essere molto più aggressivi ed evitare l'intervento chirurgico. Quindi è un esame con intervento. Sì, certo, quindi noi nella stessa seduta, una volta che viene diagnosticato il polipo, questo può venire asportato, viene valutato, perché ovviamente ci sono delle valutazioni da fare. Vediamo le prime diapositive. C'è una diapositiva in cui vediamo, ad esempio, questo è un classico polipo nucolato che sembra come una specie di fungo. Quindi, questo è il polipo nucolato che diciamo è il più facile in genere da poter asportare, perché viene preso con una specie di cappio, un'ansa che fa da cappio, viene passata alla corrente elettrica, poi vedremo, e il polipo viene diciamo quindi resecato. Diciamo anche che comunque questa azione non è assolutamente dolorosa. È assolutamente indolore, perché non ci sono fibre dolorifiche all'interno della mucosa, quindi è assolutamente, indolore. Poi abbiamo invece i polipi, quelli che sono detti sessili, cioè che invece sono quindi più piatti, che sono leggermente più complessa la loro asportazione, perché in genere devono essere sollevate la mucosa per evitare di ovviamente perforare l'intestino. E poi ci sono, ci sono delle formazioni invece polipoide molto più estese, questi polipi molto larghi, che una volta venivano mandati dal chirurgo. Invece adesso noi, con queste nuove ultime tecniche di sollevamento della mucosa e poi di asportazione, siamo in grado quindi praticamente di pelare e di ripulire tutto la parte del tessuto membranoso. Detto così fa venire un po' di brivido. No, ma in realtà è solo questione di tecnologia. È solo questione di tecnologia e di abitudine. L'altro dato importante è che noi con i nuovi strumenti siamo in grado di, ci sono delle metodiche sia di colorazione avanti, che poi vedremo, ecco, questo si vede tecnicamente quello che che viene fatto, esatto, viene una specie di cappio che fuoriesce dall'endoscopio, viene praticamente agganciato alla base. Il polipo peduncolato, che quindi è l'alberello che avevamo visto prima, può essere tagliato in maniera con la corrente elettrica, e quella è l'immagine a livello endoscopico. Quindi una metodica che sembra apparentemente semplice, ovviamente richiede un'esperienza. Sangue. Allora, normalmente non sanguina, perché noi utilizziamo una corrente di coagulazione, però in situazioni particolari adesso noi siamo in grado di posizionare delle clip metalliche che evitano il sanguinamento successivo, perché in genere il sanguinamento può essere immediato, ma è più raro, ma può essere a distanza di una settimana quando cade l'esca, cioè quando la crosta, diciamo, che si forma può cadere. Allora mettiamo delle clip metalliche che quindi riducono in maniera significativa il sanguinamento. Quindi è un'evidenza rara, non eccezionale, ma rara, quindi se viene, la polipettomia viene eseguita in maniera corretta. Poi abbiamo invece quello che ha un po' cambiato anche la storia, cioè nel senso avanti, che sono, ecco, vedete qua, noi dobbiamo fare una valutazione, quando vediamo la lesione si possono fare le valutazioni con delle colorazioni cosiddette vitali, che ci permettono di di definire già prima le caratteristiche del polipo, perché se questo ha delle caratteristiche già francamente tumorali, non viene asportato, si fanno le biossie e vanno mandate al chirurgo. Se invece le caratteristiche, sempre qui su dati statistici, sono di... E quindi con questa colorazione voi riuscite? Sia la colorazione sia lo stesso strumento endoscopico ha un sistema di magnificazione, diciamo una specie di ingrandimento, dove noi andiamo a valutare la vascolizzazione, come sono le ghiandole, come la struttura di questo polipo, per cui se il polipo è regolare, quindi benigno,
legno. Invece se ci sono delle forme, invece, come vedete qua, che sono depresse, più irregolari, quindi allora se abbiamo dei criteri di malignità, in questo caso o lo si riesce, bisogna assolutamente asportarlo in blocco o viene mandato al chirurgo. Se no, se i criteri sono di malignità franchi, viene mandato al chirurgo, se no invece lo portiamo via noi. Questo è un sistema, cioè appunto vedete qua come viene fatta l'asportazione, rimane quella specie di buco, però noi solleviamo appunto la sottomucosa, e poi viene praticamente proprio, praticamente si chiama peeling, si viene proprio, viene pulito in maniera o in blocco oppure piecemeal, cioè a pezzettini, e quindi noi riusciamo poi il pezzo, vengono controllati e mandati all'anatopatologo. Per fermentazione viene fatta quando siamo quasi sicuri che il polipo sia benigno. Se è maligno, ci sono rischi di malignità, proprio perché è importante l'invasione del tumore, deve essere fatto, il meccanismo deve essere fatto in blocco. Poi abbiamo ancora un'immagine, forse l'ultima. Comunque, questo tipo di endoscopia operativa evita quindi di mandare al chirurgo dei pazienti, e quindi con un intervento esclusivamente ambulatoriale, e quindi abbiamo tolto un po' di lavoro al chirurgo. Ai chirurghi. Però, lavorano di meno, almeno sul colon, lavorano a colpo sicuro, sì. Quando siamo certi. Esatto. Ci sono poi situazioni, ci sono anche volte delle sorprese, cioè dei polipi che sembrano benigni, poi all'esame istologico risulta invece già di carcinomi. Allora, in ogni caso l'esame istologico lo si fa sempre. È fondamentale, certo, quello che la diagnosi è sempre quella, perché stabilisce le caratteristiche esatte del polipo e poi eventuale presenza di tumore o di invasione già del tumore, per cui in qualche caso, fortunatamente raro, è necessario fare un intervento chirurgico successivo per bonificare. Ecco, allora a questo punto la domanda è: quando si deve fare una colonoscopia? Allora, teoricamente, come ho detto, dopo i 50 anni si dovrebbe farla tutti. Ci sono quelli più a rischio, abbiamo detto, tipo, io parlo di pazienti asintomatici, certo che ci sono dei sintomi, come il sanguinamento, viene fatto ovviamente. Il sanguinamento vuol dire vedere del sangue nelle feci. In genere non è mai il sangue rosso, ma sono in genere le feci striate di sangue, che possono essere espressione appunto di un polipo, e in qualche caso anche di un tumore. Poi ci sono situazioni cliniche. Ecco, ci sono delle azioni di screening che vengono fatte. Sì, esatto. Lo screening viene fatto, si possono fare varie modalità. La modalità più accettate è quella del sangue occulto delle feci, va a cercare quindi il microsanguinamento che il polipo, eventuale tumore, può dare, perché seleziona i pazienti che sono più a rischio di avere delle lesioni polipoidi. Il sangue occulto in genere viene fatto dopo 55 anni, è chiaro che su 1000 persone che hanno un sangue occulto positivo troveremo più lesioni rispetto a 1000 persone col sangue occulto negativo, però purtroppo ci possono essere anche dei pazienti con negativi che hanno lo stesso polipi. Quindi le metodi di screening sono quelli di selezione, cioè con lo screening selezioniamo i pazienti più a rischio. E quindi il sangue occulto ti seleziona pazienti che obbligatoriamente sono più a rischio, quindi devono per forza fare l'esame. Riassumendo, se noi facciamo il sangue occulto e non c'è, non è detto al 100%, certo, che noi non per abbiamo già un problema. Se c'è il sangue occulto nelle feci, non è detto con certezza che ci sia un tumore. Anzi, la percentuale di incidenza non è così, cioè non è dopo i 60 anni. Quindi in ogni 30, caso bisogna fare la colonoscopia. Esatto. La colonoscopia è quella che ti garantisce, anche perché proprio per il discorso che c'era prima, che il tempo di crescita comunque è lento. Se io ho fatto una colonoscopia e questa è negativa, io almeno per 8-10 anni sono tranquillo, cioè nel senso che non è che il giorno dopo, appena fate l'esame, cresce il polipo, io mi trovo, quindi il tempo di crescita è abbastanza, quindi io ho un margine, non è che tutti gli, mentre ad esempio sicuramente per altri tumori tipo il seno eccetera la sorveglianza è più ravvicinata, quindi un esame che ti dà anche un lasso di tempo sufficientemente lungo, quindi anche un esame un po' fastidioso, ma però si fa una volta ogni tanto. Se invece trovo dei polipi, si faranno dei controlli a 3-5 anni secondo il numero e il tipo di polipi per cercare eventualmente altri polipi che si formano. Quindi tu, una volta che sei inserito nel percorso, è difficile che ti venga un tumore. L'endoscopia ha ridotto il lavoro dei chirurghi, ma ha aumentato probabilmente il lavoro degli oncologi, perché se si ritrova il tumore anche in fase iniziale, poi il passaggio dall'oncologo lo si fa comunque, no? Perché magari c'è da decidere se si devono fare delle terapie oppure no. Sì, di solito se è quello che chiamiamo incidentaloma, cioè la scoperta incidentale, di solito è una situazione così iniziale che non richiede nessuna terapia, se non quello che diceva il dottor Manca,
un'attenzione particolare, perché insomma questo diciamo che è un indice di una cattiva capacità di difesa e quindi c'è un rischio quindi maggiore. Quindi ci vuole una sorveglianza. Esatto. Molto più prestante. Però rispetto a un altro. No, in realtà questo lavoro che si accollano i colleghi lo levano ai chirurghi, ma anche a noi. Insomma. Ecco, parlando di terapie, facciamo solo un lancio, poi darei la linea alla regia. Noi conosciamo molto bene, se ne parla tanto, la radioterapia, la chemioterapia, la chirurgia che è quella più radicale e poi c'è anche l'immunoterapia che sta diventando preponderante, insomma è entrata nella famiglia delle terapie contro il tumore. I passi in avanti, allora, la chemioterapia ha avuto dei miglioramenti nel tempo, quindi oggi fate di più i farmaci bersaglio, cioè i farmaci intelligenti, quelli che vanno veramente a fare meno danni nei tessuti buoni e vanno a colpire le cellule cattive. Ho dato un'interpretazione molto semplice per riuscire a trasmettere sì. questo messaggio. È vero nei limiti che è stato detto, quando parliamo di immunoterapia a noi del tumore non importa niente. Quando parliamo di immunoterapia a noi interessa l'ospite. Ecco, e ci fermiamo qua. Volete saperne di più? Dopo la pubblicità.